Siamo qui con Ainè. Ciao. Ciao. Allora, parliamo del tuo nuovo disco, Alchimia. Ci racconti un po' come è nato questo tuo nuovo progetto? Allora, Alchimia è stato un frutto di un periodo particolare della mia vita che ho passato in questi 2 anni, pandemia a parte, e insomma che ho avuto il bisogno di fermarsi un secondo per riflettere e pensare insomma alle cose importanti della vita oltre la musica e il lavoro, quindi ho dovuto un attimo fermarmi per rimettere a posto le idee, insomma, e cercare di trovare di nuovo, insomma, una mia identità, una mia strada ben definita. Quindi, insomma, è stato il frutto di una grande ricerca personale, un lavoro personale che ho fatto. Ok, questa ricerca, questo lavoro personale che hai fatto, cosa ti ha portato a scoprire magari di te stesso che prima non sapevi? Mi ha portato a dare importanza di più alle cose non materiali, oppure alle cose non sempre le solite cose che ruotano attorno al lavoro, alla musica, ma anche alle cose che non si possono toccare, tipo appunto gli affetti o i sentimenti o l'importanza di dare priorità al tuo benessere piuttosto che al benessere degli altri, quindi pensare un attimo al tuo di benessere e cercare prima di trovare appunto un'alchimia con te stesso e non con gli altri, prima con te stesso e poi con gli altri. Parliamo invece delle collaborazioni che sono presenti all'interno del disco, perché ce ne sono tante, molto variegate, molto interessanti. Come sono sviluppati, insomma, questi featuring? Vediamo che c'è Davide Shorty, Clementino, Sissi, Ensi, Tormento e Serena Brancale. Ci racconti un po' qualcosa in più su queste collaborazioni? Sì, allora, la maggior parte, diciamo, di loro sono intimi amici, per esempio Serena, Davide, Tormento, ci conosciamo tantissimo tempo, che siamo veramente molto legati l'uno con l'altro, abbiamo un grande rispetto reciproco, sia umano che musicale, l'uno con gli altri. Con Clementino, Enzi e Sissi l'ho conosciuta da poco, ed è nato subito anche con loro un grande rapporto, prima di tutto umano, che poi musicale. Gli ho fatto sentire il brano e gli ho chiesto se andava, insomma, di collaborare insieme. Io non sapevo, ma loro già mi conoscevano musicalmente parlando, quindi insomma è stato abbastanza naturale e un percorso molto genuino, lo chiamerei così. Senti, in Affogo parli un po' della paura, delle delusioni, no? Anche delle difficoltà che ci sono da superare nel percorso sia musicale che, insomma, che nella vita. Qual è stata la difficoltà maggiore che ti sei trovato ad affrontare in questo percorso? Bella domanda, ma ce ne sono stati un po' di mostri con cui combattere in questi anni, sia capire il senso proprio della vita proprio in generale, di dare priorità a cosa dare priorità e cosa importasse davvero per me, quello avevo bisogno di capire questo e cosa volessi essere o volessi fare nella musica. Mi racconti qualcosa in più su Flash, dove c'è questa unione tra il soul e la trap? Allora, Flash è diciamo, forse il brano più moderno di sonorità del disco, perché il resto è molto solo, appunto, nonostante appunto non sia un brano trap, perché comunque le sonorità del cantato e delle melodie è proprio super soul. Solo che però l'arrangiamento, appunto, il produttore dell'EP, quale ha voluto dare questa veste a Flash un po' più trap elettronica, perché io l'avevo fatto nascere come un brano anche esso solo. Lui l'ha un po' stravolto l'arrangiamento, infatti all'inizio sono un po' stranito con questo arrangiamento perché non è proprio nelle mie corde, la trap in generale non sono un amante, vado troppo a braccetto.
Però mentre comunque l'elettronica e le sonorità moderne mi piacciono molto, quindi Jamalez è stato un po' così, un rapporto strano tra me e Flash. Poi però con la strofa di Enzi e piano piano insomma sono riuscito a entrare di più dentro a questo brano e oggi forse è uno dei brani che mi piacciono di più, cioè quindi più lo ascolto e più mi piace. E che è bella appunto questa unione tra le due cose, no? Che l'arrangiamento è un po' sonorità 3, però poi rimane sul soul, e questa cosa mi è piaciuta Per quanto riguarda invece i live, hai già pensato un po' a come portare, insomma, live questo tuo nuovo progetto? molto. Allora sì, la mia idea è quella di portarla in tour. Quindi di fare un tour nel 2022 con la band e di lavorare al prossimo album già, quindi vorrò farlo uscire appunto, se riesco nel 2022 sarei felice, vorrò riuscire prima. Senti, questo anno e mezzo di stop in generale della musica, quanto ti è mancato non poter andare live, non poter cantare, insomma, live? Allora, mi è mancato tantissimo andare a vedere i concerti, tantissimo, proprio quella è stata una delle cose peggiori che non ci hanno fatto fare. Mentre per quanto riguarda i miei concerti, diciamo, è successo la pandemia in un momento in cui avevo bisogno di non suonare. Quindi comunque quella roba non l'ho troppo patita. Perché era un momento in cui volevo un attimo staccare, cioè mi sono ritrovato, io sono staccato prima della pandemia, quindi ho solo allungato il percorso. Adesso probabilmente se fosse successo adesso mi avrebbe creato molti problemi, infatti spero che questa cosa non risucceda, perché comunque noi abbiamo bisogno di suonare, abbiamo bisogno di musica, di concerti, non possono più toglierci queste cose. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.